Benvenuti in questa nuova trasmissione, nuovo video nel nostro canale YouTube. Io sono Luca Faccin, Performance PPC. Oggi parliamo di argomenti innovativi, parliamo di Web3 e quindi tecnologie come la blockchain. Sapete che a me piace invitare ospiti che abbiano a che fare con progetti pratici, possibilmente in Italia. E quindi quando si parla di Web3, diciamo che una delle prime aziende che vengono in mente, che è in grande sviluppo in Italia, è Gnosis. E ho pensato così di invitare qua il founder più degli altri suoi collaboratori per parlarci un po' di quelli che sono i nuovi trend, l'evoluzione, lo stato attuale della tecnologia blockchain e dei progetti italiani nel Web3. Benvenuto nel podcast di Performance PPC, il primo podcast dedicato a strategie tecniche per ottimizzare la tua strategia di marketing online e la gestione del tuo business. Performance PPC è un team di professionisti che affianca le imprese con l'obiettivo di generare più contatti e vendite dalle proprie campagne pubblicitarie online. Prima di partire con il video, vi ricordo di mettere mi piace sotto questo video se vi è interessato e iscriversi al nostro canale per ricevere poi le notifiche sui prossimi video. Facciamo una trasmissione ogni mercoledì alle 18. Potete fare le domande durante la trasmissione e noi risponderemo in chat per quanto ci è possibile oppure successivamente nei prossimi video. Ora non andrei a far attendere oltre i nostri ospiti, li vedo più o meno pronti qui sotto. Faccio entrare primo Vincenzo Rana, che molti di voi conosceranno. Buonasera, Vincenzo. Grazie. Ciao Luca, buonasera, è un piacere essere qui. Grandissimo. Tra l'altro, ringrazio Vincenzo per il tempo perché so che, a parte l'azienda che mi stavi raccontando prima dietro le quinte, che sta esplodendo, sta crescendo in maniera vertiginosa. So che sei in giro a fare molti speech, molti interventi, formazione, quindi averti qua nel nostro canale è un onore per me. E Sì, poi. mi diverto, diciamo, a girare ultimamente, sono in parecchi posti. Fare un po' di formazione e divulgazione, cosa che tra l'altro è importantissima, quindi credo appunto posso dire che interventi come questo sono fondamentali, no? Per provare a far capire sempre più persone cosa c'è dietro questa tecnologia. Esatto. Faccio entrare anche gli altri ospiti. Marco Costa, Ciao Luca, grazie mille per avermi invitato. Ciao a tutti. collaboratore, socio, partner, insomma, di Vincenzo, giusto? Esatto, collaboratore, sto affiancando Vincenzo in questo percorso, molto impegnativo, ma molto bello e molto motivante. Quindi, insomma, Siete una sessantina, mi dicevi prima. sì, E poi esatto. con tutte le aziende del gruppo siete ancora di più, quindi, ma noi ci siamo conosciuti quest'estate per un progetto in partnership e già, cioè, mi dicevi, eravate la metà forse, cioè per dire il ritmo di. Siamo esplosi perché c'è tanto da fare, il mercato ha risposto molto bene diciamo, a quello che non è solo un trend, ma quello che secondo noi è il futuro. E, insomma, secondo me, diciamo, una delle chiavi in Nobs è proprio anche la passione. E quindi questo poi ovviamente oltre a tutte le esperienze che ci passa Vincenzo e tutto il management, insomma, siamo arrivati a questo punto, ecco. Bravi, complimenti. Adesso ci raccontate a quale punto siete arrivati, no? A noi piace parlare di innovazione nel Web3 perché sapete che noi occupandoci di campagne pubblicitarie online lavoriamo molto nel Web2, lavoriamo con i social, con le campagne in Google, qua Google che mi manda i cartelli, ormai li facciamo guadagnare un po' con le pubblicità. Però abbiamo un'area di business che sta facendo ricerca su quello che sarà il mondo dell'advertising e del business online nel Web3, no? Quindi ci interessano molto queste tecnologie qua. Questo è un po' quello che fa Performance PPC, Performance V3B. Però Nobs io l'ho conosciuta da un progetto NFT che è quello di Marco Montemagno, no? Crazy Fury. E poi da lì però ho scoperto che fate tanto altro, quindi adesso magari raccontatemi voi un po' come siete partiti e di cosa si occupa Nobs. Io vi faccio vedere magari il vostro sito finché voi ne parlate, così diventa più grafica la cosa. Eccolo qua. D'accordo, grazie mille. Allora io partirei dall'inizio, nel senso che, vabbè, io sono docente del Politecnico di Milano, quindi legato all'Accademia, ricercatore da
parecchio tempo, e nel 2014 ho deciso insieme ad alcuni miei colleghi di fondare appunto un'azienda che facesse dell'innovazione, della tecnologia, una delle sue armi principali, no? E all'epoca, ve lo dico sinceramente, parlare di blockchain era, non dico impossibile, ma quasi, nel senso che noi ci eravamo divertiti a comprare qualche bitcoin, ma tranquilli, poi tutti persi, quindi non fatevi strane idee, già nel 2012-2013, ed ecco che nel 2014. Vincenzo, ti si è staccato il microfono, eccolo. Ok, mi sentite ora? Okay, Sì. sono Hai spente le detto cuffie. che fino al 2014 abbiamo sentito. Esatto, ok, dicevo nel 2014 poi abbiamo appunto deciso di fondare questa azienda che aveva come l'innovazione come suo punto centrale, ci occupavamo di appunto blockchain da qualche anno, ma pensare di fare un'azienda puramente blockchain era impossibile all'epoca. Abbiamo iniziato a fare qualche esperimento, qualche progetto e diciamo il ramo blockchain all'interno dell'azienda è nato ed è cresciuto sempre costantemente nel tempo. Inizialmente facevamo appunto applicazioni software, piattaforme, IoT, domotica e così via. Adesso sono quasi orgoglioso di poter dire che siamo diventati una società 100% blockchain, nel senso che tutti i nostri progetti hanno a che fare in un modo o nell'altro con la tecnologia blockchain. Interessante il caso di uno dei primi nostri clienti, forse il primo nostro cliente nel 2014, un'azienda nel mondo diciamo, dell'irrigazione, quindi dell'agricoltura, Startec, con la quale abbiamo realizzato dei progetti interessanti, appunto in ambito IoT, quindi gestione dell'operazione di irrigazione da remoto, tramite per esempio cellulare e piattaforme web, che ultimamente, diciamo, è ancora nostro cliente, ultimamente abbiamo fatto insieme un progetto che appunto per la certificazione di consumi con blockchain ci ha portato anche a vincere dei premi in alcune fiere di settore, quindi è rimasto nostro cliente e quello è stato, diciamo, l'ultimo progetto che, tra virgolette, ha traghettato verso questa tecnologia e ora noi facciamo soltanto progetti blockchain, quindi al 100%, quindi è stato un percorso molto, diciamo, molto difficile, anche aspetta, con alcuni ostacoli, che però appunto ultimamente, negli ultimi mesi, oserei dire nell'ultimo anno, ha avuto un'accelerazione molto forte, forse anche grazie ai passi dei big player, diciamo, delle realtà che hanno iniziato ad adottare questa tecnologia nelle loro applicazioni, forse anche alla diffusione della conoscenza, forse insomma, un po' caduta la paura che c'era prima nella blockchain, rimane ancora un po' di diffidenza, oggi cerchiamo di smontarne magari una piccola parte. Però insomma, pian piano la gente sta iniziando a capire che è una tecnologia che può dare dei vantaggi ed è interessante per molti, molti aspetti. Ecco Vincenzo, la cosa che volevo chiederti è se sapresti spiegare con delle parole semplicissime che cos'è la blockchain e perché è qualcosa di rivoluzionario rispetto a tutto quello che c'era prima. Perché, ok, parliamo di progetti, adesso magari ci parlerete di altri progetti pratici, di come possono essere utili le aziende, ma penso che qualsiasi azienda, prima di affidarsi a una tecnologia, vuole capire veramente, che cos'è, come funziona e perché è così importante, no? Certo. Allora, non sei il primo che me lo chiede, non è un compito facile, ci vorrebbero, no, un po' di ore per Immagino. farlo, scendendo nel dettaglio, proverò a farlo molto velocemente. Allora, dal punto di vista tecnologico, la blockchain è un registro distribuito sul quale si possono scrivere dei dati, un registro particolare perché non è tenuto da nessuno, nello specifico, quindi non c'è un ente che detiene la blockchain, ma è distribuita su diversi nodi, e una caratteristica importante è che le informazioni che scrivo su blockchain, su questo registro, non possono essere cancellate. Quindi posso scrivere, posso raggiungere informazione, posso, lasciatemi passare il termine, tirare una riga su informazioni vecchie e aggiornarle, ma rimane la traccia che quelle informazioni erano scritte sulla blockchain. Quindi, alla fine, se ci pensate, è fondamentalmente un registro, no? Un registro che non può essere manomesso. Detto così, Luca, non so te, ma di solito non è particolarmente intrigante come definizione. Allettante. Quindi uno dice, e quindi? Esatto, che bello, abbiamo un quaderno su cui scrivere, no? E cosa ce ne facciamo? Beh, in realtà la cosa interessante è che si possono fare tante cose. E per esempio, tra le cose che si possono fare, è un nuovo modo di dare garanzie, in diversi ambiti. A volte mi piace raccontarlo così, dare garanzie nel passato, nel presente e nel futuro. Perché questa cosa? Perché, per esempio, io posso prendere delle informazioni. Scrivere su blockchain, scriverle tutti i giorni su blockchain, e a un certo punto io ottengo la storia dei miei dati certificata, perché ovviamente io non posso più tornare indietro e cambiarle. Allora uno potrebbe dire: ma magari oggi ti sei messo a scrivere
tutti i dati dell'ultimo anno, non puoi farlo, perché è un'altra cosa interessante che per come è strutturata la blockchain, i dati, diciamo, hanno anche una marcatura temporale che li va a inserire all'interno appunto di questa catena in un certo punto preciso, quindi gli dà anche una data, data che tra l'altro ha valore legale, che è come, diciamo, se non sbaglio, l'articolo 8 ter del decreto semplificazioni, se non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere quello, sancisce che la validazione, la marcatura temporale, diciamo, su blockchain ha validità anche fini legali, poi ovviamente sarà il giudice a decidere che valenza dargli, però è una, diciamo, è una valenza di marcatura temporale forte, quindi io posso datare un oggetto scrivendone per esempio l'hash su blockchain. Cos'è l'hash? È una parola un po' tecnica per dire l'impronta digitale di quell'oggetto. Quindi oggi potrei, appena abbiamo finito diciamo questa chiacchierata, potremmo prendere il video, calcolarne l'impronta digitale, ovvero l'hash, metterlo su blockchain e lo stiamo datando. Quindi potremmo per sempre dimostrare che l'abbiamo diciamo fatto oggi, ok? Che diciamo a una certa data è resistente, quantomeno. E questo è interessante, vi permette di certificare tutte le informazioni del passato, quindi immaginatevi tutto quello che è la gestione dei dati, no? La gestione e lo scambio dei dati, diventa certificato, quindi i dati, se possibile, prendono ancora più valore, perché come Facebook o Twitter o altre realtà, Google, raccolgono dati e poi di quei dati ne fanno un valore. Ci sono tantissime realtà che sono ormai, diciamo, data driven, no? Il cui valore nei dati, ecco, adesso stanno iniziando a nascere delle aziende in cui il valore sta nei loro dati certificati e quindi possono essere dimostrati nel tempo. E questo è interessante, no? Perché io finalmente ho uno strumento che mi permette di certificare dati in modo, in qualche modo automatico, quindi lo scrivo su blockchain e certifico. Questo ad esempio noi lo applichiamo in tante realtà, per esempio immaginatevi il mondo delle aste legali, no? In cui fare un'offerta ha un valore molto grande, no? Io potrei fare un'offerta di 500.000 per un appartamento e vorrei in qualche modo che quell'offerta venisse registrata, certificata e non sia possibile, diciamo, in qualche modo poi andarla a cancellare o modificare in un secondo momento. Ma questo in realtà è vero un po' per tutte le realtà, no? Quindi se pensi a tanti settori, in quasi tutti ha senso certificare i dati, no? Che possa essere poi per fare una rendicontazione del lavoro, che sia per dare delle garanzie, che sia per eccetera eccetera, sono tantissime applicazioni. Questo è per quanto riguarda il passato. In realtà la blockchain introduce anche un nuovo modo di collegarsi alle applicazioni. Noi siamo abituati a farlo con username e password, questo appunto è quello che utilizziamo oggi, no? Per accedere a qualunque servizio online. Ecco, attraverso blockchain si utilizza, non nasce, perché in realtà la tecnologia è vecchia di una cinquantina d'anni, però si utilizza una tecnologia che non è stata utilizzata così tanto fino ad oggi, la crittografia asimmetrica, che mi permette di avere un'identità digitale che io creo e con la quale, attenzione, senza scendere nei dettagli di come funziona, però le cose che posso fare sono pazzesche. Immaginatevi, io posso collegarmi a qualunque sistema blockchain con la stessa identità. Quindi non devo più creare un account, ma uso l'account che ho creato io in autonomia. Attenzione, questo è vero per tutte le applicazioni blockchain, è vero anche per tutte le applicazioni tradizionali sul web. Quindi io posso collegarmi da oggi a qualunque sito che ovviamente accetta questa tecnologia, e pian piano sono sempre di più, anche Facebook e Instagram stanno iniziando a far connettere i propri utenti con quello che avrete sentito chiamare wallet, no? Che è l'account digitale che si utilizza su blockchain. Quindi io creo un account, ma questo account non funziona soltanto sul sito dove ho creato, ma funziona su qualunque sito, qualunque applicazione del mondo. Immaginatevi, no? Immaginatevi banalmente come potrebbero essere gli e-commerce del futuro, e quando dico e-commerce sto parlando praticamente di qualunque settore, perché ormai le vendite online credo che siano sdoganate in tutti i settori, e io accederò a un e-commerce completamente nuovo, che non conosco, ma è stato creato il giorno prima. Non dovrò registrarmi, non dovrò dare i miei dati, mi collegherò con l'account che io ho, magari vedrò qualcosa che mi piace, deciderò di cliccare sopra, pagare, pagherò già con l'account con cui mi sono collegato, perché questi account possono detenere valute, criptovalute, ora vi dirò anche come, e magari mi arriva a casa perché nel mio account avrò messo anche i dati del mio indirizzo di spedizione. Quindi praticamente con due clic io potrei collegarmi, acquistare e ricevere a casa, no? Questo è un nuovo modo di fruizione del web che si sta iniziando a diffondere. Sei andato molto avanti, sei partito dalla blockchain, sei già arrivato al nuovo web, no? Si parla di questo nuovo step, di questo passaggio da quello che abbiamo oggi, che chiamiamo web 2, quindi un web basato sui social, sull'accesso con account, username e password, anzi email e password, e dove ci sono queste grandi piattaforme centralizzate come Facebook,
se resiste ancora per tanto, visto la quotazione in borsa, e dove esistono appunto grandi piattaforme che detengono tutti i nostri dati, no? E ci sono, c'è un determinato modello di business basato sulla pubblicità, e si sta pensando, si sta intravedendo questo Web3, che dovrebbe essere qualcosa di più decentralizzato, dove i dati sono di nuovo in mano agli utenti e dove di fatto non abbiamo un'unica azienda che raccoglie i nostri dati, ma ce li portiamo dietro noi, no? Tu vedi questa rivoluzione, secondo te, sul serio sta avvenendo? In quanto tempo può avvenire? Che cos'è? Come la vedi? Ma allora, la rivoluzione è più profonda secondo me di quello che vediamo, nel senso che ancora oggi stiamo in qualche modo grattando la superficie della punta dell'iceberg, mettiamola così, quindi stiamo vedendo alcune applicazioni, stiamo vedendo come i dati vengono gestiti in modo completamente diverso, non è ancora entrata nella mentalità delle persone il fatto che i dati, o almeno non nella mentalità dei più, il fatto che i dati possono diventare finalmente dell'utente, che è una cosa che appunto... non è mai stata così, i dati sono sempre in qualche modo rimasti di proprietà o quantomeno in gestione ai servizi che utilizziamo, quindi quando caricate una foto, quando mettete dei dati su un sito, quei dati vanno a finire nel database dell'azienda. Ora invece tutto cambia e l'utente può avere dei suoi dati, no? Dati digitali che può possedere grazie a questa tecnologia. Perché, come dicevo prima, c'è questo registro e io su questo registro posso fare una cosa molto semplice, che è io posso scrivere il mio, diciamo, account, no? Quindi il mio wallet digitale su blockchain e di fianco scrivere che ho un certo oggetto. A quel punto posso trasferirlo a qualcun altro. Questo oggetto digitale quindi può passare da persona a persona e quindi abbiamo un sistema in cui io posso possedere un oggetto digitale e scambiarlo, no? Questo in realtà sembra banale, però se ci pensate, provate a farlo con, che ne so, un PDF, no? Io ho un'immagine e voglio darla a Luca. Come posso cedere l'immagine a Luca? Gli posso inviare il PDF, ma il PDF rimane anche nel mio computer, no? Nel mio cellulare. Dovrei fare un contratto in cui io dico che quel particolare PDF diventa di proprietà di Luca. Certo, lo posso fare, però è impegnativo, no? Ecco, su blockchain io potrei scrivere, c'è questo PDF che ha una determinata impronta digitale, che appartiene a me, no? Quindi scrivo queste informazioni, ovviamente poi dovrò in qualche modo supportare il fatto che sia vera, questo è tutto un altro discorso, però una volta che io su blockchain ho questo oggetto digitale, ecco che posso scrivere che lo trasferisco all'account di Luca, tutti vedono sul registro che ho trasferito il possesso di quel bene digitale a Luca e tutti sanno che da quel momento in poi il bene è di Luca e soltanto lui potrà trasferirlo a qualcun altro. Ecco quindi che abbiamo realizzato un sistema in cui io posso detenere, possedere e trasferire dei beni digitali. A questo punto uno si chiede cosa sono questi beni digitali e sono tutto. Dalla certificazione di un prodotto, la ricevuta di un acquisto, al ticket d'ingresso a un concerto, all'acquisto di un prodotto, come può essere un'automobile, alla laurea, certificato che ottengo appunto da un'istituzione per un percorso di studi che ho fatto, e così via, no? Quindi sono tutte informazioni digitali che ad oggi io non ho, perché se ci pensate, voi avete una storia di cose che avete fatto, ma di questa storia ne avete veramente poche certificate. Ecco, sta nascendo un mondo in cui invece tutto viene in qualche modo certificato e quindi può anche essere in qualche modo valorizzato. Certo che io penso, cioè questi argomenti qua, una persona per comprenderli deve proprio cancellare tutto quello che sa sul digital e accettare le nuove idee come completamente nuove, no? Perché certi concetti altrimenti cioè non hanno nessuna correlazione con quello che c'era prima. Anche adesso ci sono nuovi strumenti, tra i primi due che sono venuti fuori dalla blockchain, anzi che sono nati con la blockchain. Il primo è la criptovaluta, no? Che cioè, alla fine la blockchain è nata da una criptovaluta che è il Bitcoin, e poi l'applicazione particolare che si è fatta della criptovaluta di un token che è l'NFT, no? Quindi andando più poi nelle applicazioni più pratiche della blockchain, come vedi l'utilizzo di criptovaluta NFT nel settore aziendale, nei business, e magari appunto per differenziare il prodotto o creare delle nuove utilità? Voi avete già fatto progetti del genere, certo, perché nel vostro sito si possono navigare i portafoglio dei progetti. Magari anche Marco, praticamente sei project manager, se non sbaglio, in alcuni progetti, quindi poi se ci vuoi raccontare di qualcuno. Ecco, come li vedi tu l'utilizzo di queste tecnologie? Ah, magari facciamo anche due parole su cosa sono gli NFT e le criptovalute. E se le Certo. avete già applicate alle aziende?
Sì, assolutamente. Allora, il mondo delle criptovalute è un mondo gigantesco in cui appunto il registro di cui parlavamo prima si utilizza per fondamentalmente tenere conto del balance, del bilancio di ogni utente. Quindi io ho fondamentalmente delle banche, potrebbero essere delle banche che gestiscono i conti di queste persone e che possono trasferirsi valore digitale. Quindi in realtà non molto diverso da quello che siamo abituati con una classica banca, se non che quelle sono criptovalute non ufficiali, nel senso che mentre l'euro e il dollaro sono nazionali, qua sono delle valute che può emettere chiunque. Attenzione, queste valute possono essere emesse veramente da chiunque. Tra l'altro non ci vuole neanche tanto tempo a crearne una. Per Ovviamente te, dipende. per i comuni mortali, insomma. Ma in realtà ci sono degli strumenti anche no code che permettono di creare queste criptovalute con pochissimi click, no? Poi ovviamente creare una valuta è un po' come creare una pagina web, no? Nel senso, posso farne una molto semplice, posso farne una complicata con delle animazioni, a quel punto, a un certo punto, iniziano a diventare fondamentali gli esperti. Però, di base, se vuoi creare una Ecco, valuta per una hai aperto una finestra moneta. interessante, cioè queste applicazioni qua oggi sono magari alla portata di pochi, di chi ci sa smanettare, ma il trend sicuramente è quello di diventare, cioè per diventare di massa dovranno diventare più facili da utilizzare, no? Cioè se pensiamo anche ai primi siti, li potevano fare solo gli sviluppatori, oggi ci sono delle piattaforme dove chiunque può tramite un sistema visivo copiare, incollare, fare il proprio sito in un attimo, no? E quindi è normale che adesso troviate difficili queste cose qua, ma probabilmente nei prossimi anni verranno fuori delle applicazioni che le rendono più facili. Anzi, voi Sì, ne avete anche una, no? Quindi scusa se esatto. interrompo, ma mi sembrava che ci stasse questo discorso qua. Okay? Dobbiamo capire che siamo come agli inizi di internet o nel 2007 quando è arrivato Facebook e ancora nessuno sapeva cos'era, no? Quindi è tutto in avanti l'evoluzione, però i pionieri hanno un compito un po' più arduo adesso. Sì, assolutamente, con B-Code che tu citavi, che è una spin-off del Politecnico di Milano, della quale sono cofondatore e consulente scientifico, stiamo realizzando per esempio proprio questo, no? Quindi delle piattaforme che permettono ad aziende o a professionisti di accedere in modo semplificato alla blockchain, quindi andando ad abbattere alcune barriere di complessità e permettendo agli utenti, alle aziende di interagire con questo mondo in modo molto più semplificato. Quindi il procedimento è esattamente quello che raccontavi tu, no? Quindi il passaggio da qualcosa che è più manuale, pian piano la gente inizia a capire di cosa si parla. Oggi comunque l'accesso al mondo blockchain è comunque limitato a una nicchia di persone, no? Quindi chi usa blockchain tutti i giorni, quotidianamente, sono ancora una manciata di persone. Si sta espandendo molto perché le potenzialità sono molto forti, no? Quindi parlando della finanza decentralizzata e tutto il mondo della programmabilità del denaro, quindi abbiamo fatto per esempio dei progetti nel mondo charity in cui puoi donare, tracciare il denaro che hai donato, il denaro può essere speso soltanto in certi modi, quindi insomma è interessante quello che puoi andare a fare con questi strumenti. E poi, come dicevamo prima, c'è anche tutto il mondo degli NFT. Cosa sono gli NFT fondamentalmente? Sono dei token uno diverso dall'altro, quindi sono dei gettoni, immaginatevi uno diverso dall'altro. Che differenza c'è tra le valute e questi NFT? Beh, in realtà è molto semplice, i token fungibili sono, diciamo, tra cui le criptovalute, sono dei token in cui puoi scambiare un token con un altro senza nessun problema, no? Quindi se io do 10 euro a Luca e Luca dà 10 euro a me, io non voglio che mi ridia la stessa identica banconota, ma mi basta che mi ridia 10 euro. Invece sui, diciamo, gli oggetti non fungibili non funziona così. Se io presto una macchina, una casa, un'automobile a Luca, non voglio che mi ridia una casa, un'automobile o un quadro. A caso, voglio che mi ridia proprio quello che io gli ho dato, perché chiaramente da un quadro all'altro, da una macchina all'altra, da una casa all'altra, cambia tanto. Ecco, gli NFT sono questo, sono degli oggetti che sono tendenzialmente uno diverso dagli altri e che hanno delle proprietà di solito specifiche o particolari. E possono essere usati per tante cose, no? L'NFT potrebbe essere il biglietto d'ingresso a un concerto, no? A un evento, quindi io ho un biglietto numerato, ecco, quello è un NFT. Quindi io posso ottenerlo, è certificato il fatto che io l'ho ottenuto, posso venderlo, diciamo, online e posso quindi avere un mercato secondario di questi oggetti, può essere verificato in qualunque momento e così via. Oppure l'NFT potrebbe essere un ticket che mi dà accesso non a un evento fisico, ma magari a una community. Ecco, tu qua hai aperto, per esempio, i Crazy Fury di Monti. Ecco, la community di Monti è caratterizzata in questo modo. Ci sono dei token, degli NFT che uno può acquistare. E questi NFT danno diritto a determinate, diciamo,
servizi, quindi per esempio partecipare a certi eventi organizzati dalla community di Monti. Una cosa che abbiamo realizzato insieme a lui è stata proprio una lotteria in cui sono stati dati dei premi, ad esempio, a chi aveva questi Crazy Fury, quindi questi NFT. Questa lotteria è una lotteria, tra l'altro, che abbiamo fatto certificata su blockchain. Altra cosa interessante che puoi fare su blockchain, puoi certificare questo tipo di attività, e chi ha vinto questa lotteria ha ottenuto dei premi, una call con Monti, una partita ping pong, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata questa lotteria, sono stati estratti i premi e chi ha vinto li ha ricevuti come NFT, quindi poi li ha potuti rivendere o spendere a seconda di quello che voleva fare. Quindi tutto un mondo che si apre, no, nel marketing. Immaginatevi che questi NFT possono essere usati anche per altre applicazioni. Noi, per esempio, abbiamo lavorato su un'applicazione appunto del mondo automotive, in cui all'acquisto di un'automobile viene dato un NFT che diventa la carta di quell'automobile, no? Per tracciare anche il suo bene. Ecco, immaginate che questi mondi poi iniziano a scontrarsi, no? Quell'auto, e capire se quella persona magari ha anche degli NFT di mondi, parte questo qualche anno il mondo dovrebbe essere, dove avremo, diciamo, persone che hanno NFT di tipo diverso, devono sapere che squadra tifano, che musica ascoltano, che concerti vanno. Sono dati che sono in possesso degli utenti e che possono essere, diciamo, in qualche modo concessi ad altri, magari sotto forma di pagamento, sotto forma di servizi gratuiti. Un po' come quello che è successo, diciamo, con i servizi Google, che vi dà la mail gratuitamente, ma poi in qualche modo ci sono dei servizi correlati di raccolta dati. Ecco, qua viene fatto in maniera un po' più trasparente e il dato diventa di proprietà dell'utente, una cosa interessante. Sì, io la cosa che trovo più interessante è che questi qua sono come dei pass, no? Se tu hai questo pass, puoi accedere a determinati contenuti, determinate cose che decide chi ti dà il pass, no? Come fosse una scatola dove dentro Montemagno può metterci quello che vuole. La cosa interessante è che io, ad esempio, ne avevo due, poi tre, poi cinque. Più ne hai, in questo caso qua, più ti dava degli accessi. Però io potrei decidere domani di uscire e rivendere i miei pass, magari al prezzo che li ho comprati, o addirittura anche di più, dipende da in quel momento il mercato, quanto è disposto a pagarmeli, no? Certo. Però se io li rivendessi anche a pari di quanto li ho acquistati, di fatto tutto quello a cui ho avuto accesso non mi è costato niente, no? In un certo senso. E l'altra cosa interessante è che io sono dentro a diverse serie di NFT e ho, come dire, ci tengo a far crescere quella community, perché più quella community diventa importante, più persone vorranno quegli NFT e quindi anch'io, come dire, avrò più richiedenti per i miei NFT che posseggo. Quindi interessante come possa essere molto più coinvolta la community, secondo me, anche nel proprio far crescere la community stessa. E sono concetti un po' strani, originali, però penso che si possa paragonare a un pass di quelli che c'erano anche una volta, solo che questo pass è scritto nella blockchain. Abbiamo detto prima, è immodificabile, quindi nessuno ve li può portare via. Ok, Sì, è al soprattutto netto di molto. scam e vari problemi che bisogna Come è successo cercare anche. anche con le carte di credito, no? I vari, diciamo, truffe. Ma hai toccato due punti, secondo me, veramente fondamentali. Uno è quello dell'allineamento degli incentivi, no? Cioè, se io faccio parte di una community e ho un valore che deriva anche da quanto la community va, sarò incentivato a farla andare bene. Quindi potrei, che ne so, ricevere un NFT che mi permette di votare alcune azioni sul mio territorio, se faccio la raccolta differenziata in modo corretto, e quindi vado ad allineare gli incentivi delle persone, no? Oppure potrei allineare, so, gli incentivi dicendo: so, se tu tifi una certa squadra e vai allo stadio a vedere la squadra, o vai, diciamo, al cinema a vedere un determinato tipo di film, ecco che magari ricevi degli NFT che ti permettono di giocare a dei videogiochi, potrebbero essere sportivi, potrebbero essere videogiochi, non so, di supereroi, no? Di giocare col tuo NFT. Quindi l'interoperabilità, questo è l'altro secondo punto, insomma, molto interessante. Da una parte c'è tutto quello che riguarda l'elemento incentivi, dall'altro l'interoperabilità tra tutti i sistemi. Quindi avremo dei sistemi in cui ci sarà qualcuno che fa community, come Montemagno, ci saranno
brand di auto che daranno NFT per l'automobile, quindi andando a certificare, per esempio, i passaggi di proprietà, le revisioni dell'auto e così via. Ci sarà qualcuno che lo farà per i concerti, per il cinema, no? Per la scuola, eccetera, eccetera. Ma queste cose sono tutte interoperabili e, per esempio, col gaming, no? E potranno tutte quante avere un ruolo all'interno di un ecosistema nuovo. È chiaro che è un po' un cambiamento, se volete, un po' radicale, come dicevi tu prima, Luca, però attenzione, anche internet, quando è arrivato, ha un po' cambiato i nostri modi, no? Di organizzarci tra di noi, di fruire di contenuti, di studiare, di lavorare anche, no? Adesso vedete con diciamo, smart working, molti di noi riescono a fare del lavoro da casa, cosa non avrebbe potuto fare senza internet. Quindi a volte le tecnologie cambiano un po' il nostro modo di vivere, a volte in meglio, a volte in peggio, bisogna saperle gestire. Questa è un'opportunità per costruire qualcosa che sia interessante e ci permetta di viverlo, diciamo, in meglio. Assolutamente possibile e la tecnologia ce lo concede. Ecco, a proposito di questo, ti volevo chiedere una cosa. Come vedi tu il mondo del metaverso? Perché adesso tutta l'hype si è sgonfiata, quindi adesso, al contrario, molti vedono il metaverso come l'ultimo diavolo che ha fatto affondare Facebook. Invece, come vedi, io ho ancora qua i miei Oculus che tuttora uso perché. Ti dico prima come la vedo io. Io penso che, come hai detto prima, sul discorso blockchain, anche il discorso di VR e realtà aumentata, non abbiamo nemmeno graffiato la superficie. Cioè, io con chiunque parlo non ho mai provato dei visori VR, quindi non lo so se è stato testato in effetti il mercato e se il mercato ha risposto o no. Di fatto io non vedo ancora un feedback nelle persone, ma quando faccio provare certe applicazioni restano tutti a bocca aperta, no? Quindi anche lì non lo so come andrà nei prossimi anni, però quello che penso io è che Facebook abbia ben altri problemi. Forse il problema maggiore è che la grande crescita nel Web 2 di certi tipi di aziende sta rallentando, lo si vede dal numero di utenti che sono diminuiti, dalle entrate, dalle pubblicità che sono diminuite. E forse questo è proprio un segno che stiamo passando a qualcosa di oltre, no? E che le persone chiedono qualcosa di diverso. Che adesso magari è TikTok, okay, come concorrente di Facebook, però un domani potrebbe essere una piattaforma decentralizzata, o potrebbero essere dei siti navigabili, in 3D, per dire, no? Certo, Quindi questo è un po' certo, come la vedo io. Secondo me, quello del metaverso è solo un problema che si vede in superficie di Facebook, però c'è qualcos'altro sotto. Tu come la vedi la cosa? allora, insomma, bisogna un po' scommettere anche su queste cose. Nessuno ha la sfera magica, sicuramente la sfera di cristallo, scusate. Ma allora, da un lato, sicuramente c'è una consapevolezza che pian piano le persone stanno aumentando. Io la vedo molto parallela a quella che è successo con il GDPR, no? Con la privacy dei dati. Cioè, inizialmente noi eravamo poco preoccupati di concedere i nostri dati, no? Qualche tempo fa avremmo dato tutti i nostri dati senza grossi problemi. Poi pian piano abbiamo iniziato a capire che dare il nostro nome, cognome, numero di telefono e informazioni su di noi ha un certo valore, no? Adesso con il GDPR che ci ha aiutato anche a proteggere i dati, siamo tutti un po' più sensibili. Ecco, si è staccato il microfono. le Niente, cuffie dell'Apple allora, sono una cosa, si scaricano. il GDPR ci ha aiutato a proteggere i nostri dati e tutti ora siamo più consapevoli del fatto che diciamo, i nostri dati hanno un valore e non li concediamo così senza neanche pensarci su. Ecco, sta succedendo la stessa cosa col valore dei dati, no? Quindi forse a volte qualcuno inizia a dire: ma io partecipo alla community, vado al concerto, eccetera, eccetera, ma non ho nessun valore che mi viene dato a questa cosa, mentre in altri mondi, in altri contesti, mi viene dato un NFT perché ho partecipato a un evento, questo per me ha un valore nello storico, nella certificazione, eccetera, eccetera. E questo però si scontra col fatto che, mentre alcune tecnologie, blockchain, NFT, criptovalute, oggi ne abbiamo toccati un po' di questi temi, sono delle tecnologie, no? Quindi io posso spiegare esattamente cosa sono, come funzionano, e poi uno valuta le applicazioni, quello che possono cambiare. Ecco, il metaverso non è una tecnologia, se volete è un insieme di tecnologie, è comunque un'applicazione di diverse tecnologie che vanno, diciamo, a unire il mondo della realtà virtuale, del 3D, della condivisione online, di esperienze, cosa che esisteva già prima, no? Con The Sims, World of Warcraft e tantissimi altri giochi o esperienze che uno poteva fare, vengono arricchiti da tecnologie nuove, come ad esempio proprio la blockchain, ad esempio, che permette
di fare all'interno di quei metaversi, all'interno di quei mondi virtuali che già io prima potevo navigare e vivere, posso fare delle cose nuove. Quindi, per esempio, posso dare degli oggetti alla gente, posso ricevere e fare pagamenti, no? Posso avere un'identità che mi porto dietro, quindi posso riconoscere gli altri, no? Posso interagire in un modo completamente nuovo ed ecco che nascono delle opportunità interessanti nel mondo della formazione, della selezione del personale, anche della, diciamo, di alcune esperienze che posso vivere, no? Quindi io compro un'automobile vera, mi viene dato un NFT, questo NFT mi dà accesso a delle esperienze nel mondo virtuale, no? Quindi collegato al mondo fisico. E quindi, diciamo, diventa molto più facile collegare i due mondi. Quindi un oggetto nel mondo fisico potrebbe in qualche modo darmi diritto a ricevere un NFT che io spendo o utilizzo nel mondo virtuale. E viceversa, se io faccio qualcosa di buono nel mondo virtuale, immaginatevi, potrei per esempio insegnare, potrei fare una valutazione, potrei fare un lavoro, perché per esempio se dovessi fare, per esempio, sono un'agenzia viaggi, potrei fare questo lavoro anche, anzi forse addirittura sarebbe meglio, no? Potrei farvi vivere, insomma, una parte del viaggio che potreste fare vivendo il viaggio. A quel punto io ottengo del valore, ottengo dei pagamenti, ottengo dei buoni, degli NFT che poi vado magari a utilizzare nel mondo reale. Come? Ad esempio posso ottenere un NFT che mi dà diritto di accesso a un evento, oppure che apre un tornello e mi fa accedere a un mezzo di trasporto, potrebbe farmi accedere a un ascensore, a un ponte, no? A qualunque altra cosa. Quindi, diciamo, il collegamento tra i due mondi diventa sempre più interessante e secondo me questo potrebbe essere la chiave di volta che permetterà a queste tecnologie poi di espandersi, perché quando la gente capirà che i due mondi possono essere vissuti in qualche modo insieme e io posso portare un po' del mio mondo fisico attorno a me nel mondo virtuale e viceversa, questo mi aprirà lo spazio a tante applicazioni interessanti. Tra l'altro, una delle applicazioni interessanti che ho visto, secondo me, della VR è quella dei viaggi in aereo, no? Perché almeno ti passi il tempo, visto che Fly Emirates aveva fatto questo progetto in cui appunto i viaggiatori durante il viaggio, le ore di aereo, al posto di guardarsi lo schermetto della TV davanti, indossavano direttamente dei visori e così avevano o un cinema oppure delle esperienze complete a 360 gradi durante il viaggio. Quindi anche lì bisogna vedere appunto quali applicazioni si vanno a fare. Vediamo se c'erano, eccoli qui. E la trovo interessante. Noi abbiamo fatto due progetti di VR, quindi realtà virtuale, che andranno in fiera settimana prossima, tra l'altro. Uno andrà in fiera settimana prossima, uno sarà l'anno prossimo. E di fatto abbiamo realizzato con il primo uno yacht in tre dimensioni, uno yacht virtuale ma fotorealistico, perché non era possibile portarlo yacht in fiera. Quindi di fatto gli interni di questo yacht sono effettivamente quelli poi realizzati dal nostro cliente e lui se li porta in fiera e sicuramente è una cosa che farà scalpore, no? Sai che in fiera bisogna fare un po' effetto wow. E quindi primo obiettivo è quello di fermare le persone e fargli provare questa esperienza. Il secondo è che effettivamente certe cose non si potevano fare prima. Quindi l'altro progetto che facciamo è sulla meditazione, quindi un ambiente di meditazione, no? Particolare. E io penso che non sia il caso di, diciamo, sostituire esperienze reali con le virtuali, ma cercare di usarlo su esperienze che prima non potevano esserci, no? Quindi prima di fatto non si poteva fare una meditazione sott'acqua con un'esperienza VR, lo possiamo fare, è un modo anche lì per innovare un prodotto, così la vedo io. E quindi abbiamo parlato un po', toccato i vari punti. Ho visto l'ultima domanda, ho visto prima un progetto che avete sviluppato sulla messaggistica in blockchain. Può essere, ho capito bene? Sì, questo è un'altra delle frontiere, diciamo, interessanti, perché adesso una delle domande che ci fanno spesso è: va bene, io apro un account, no? Apro un account su blockchain, posso avere valore, posso avere NFT, posso fare mille cose, ma come faccio a comunicare con gli altri? Ma Ecco, la cosa infatti una cosa interessante. è che ne ho sempre sentito la mancanza, nel senso se sentiamo come funziona, poi vediamo se soluziona il mio problema. Ecco, l'interessante è questo progetto che stiamo appunto seguendo insieme a un'azienda americana, Satellite, va proprio in questa direzione, quindi consentire di realizzare una piattaforma per la comunicazione, per lo sharing di informazioni, sulla quale poi posso anche magari far
transare, spostare del valore, ma fondamentalmente comunicare tra il mio account e l'account degli altri. No? Questo in realtà è un qualcosa che a livello, se pensate, di messaggistica non abbiamo ancora raggiunto con la tecnologia attuale. No? Se io scrivo un messaggio a te, Luca, tramite WhatsApp, tramite Facebook, tramite SMS, eccetera, eccetera, tu li trovi su canali diversi. Insomma, ogni applicazione ha il suo canale, e questo perché ovviamente tu hai diversi account su ciascuno di questi servizi, no? Quindi è molto difficile, se ci sono degli strumenti per farlo, chiaramente, però, diciamo, richiedono di andare a unire account diversi all'interno di uno solo. Di solito le persone non lo fanno neanche. Ecco, qua la cosa interessante è che, visto che l'account di una persona è uguale su tutti i servizi, ecco, se io posso comunicare con quell'account, ecco, a quel punto tu i messaggi li potrai vedere. Quindi immaginati di collegarti a Facebook, a Twitter, a Instagram, a WhatsApp, a qualunque altro sistema con quell'account, ecco che tu riceveresti lo stesso messaggio a tutte le parti, no? Adesso così è un po' distopico forse, ti sarebbe riceverne soltanto una versione, no? Però l'idea è che i messaggi mi arrivano e in qualche modo questa inbox sarebbe condivisa. Ecco, Satellite è una realtà che va proprio in questa direzione, crea un sistema di messaggistica decentralizzata in cui gli utenti possono, diciamo, collegarsi con il loro account blockchain e scambiare messaggi e valore con gli altri utenti. Quindi sì, è quello che cercavo. Nel senso, io voglio inviare al posto di inviare un messaggio a un'email, lo voglio inviare a un ID di un wallet, no? Anche perché io come faccio a comunicare con le 10.000 persone che hanno i miei NFT? Ok, posso scrivere un post sul canale Discord, posso scrivere un tweet, ma non tutti vanno online a vederlo, no? E magari invece così posso inviare un messaggio diretto a chi ha quegli NFT. Sì, l'altra cosa interessante è che tu puoi scrivere anche appunto su Twitter, puoi scrivere su Facebook, puoi scrivere su il social di turno, però non sei tu a decidere chi visualizza quelle informazioni, non è facile gestire le community, cioè non è la stessa cosa. Qua in realtà avrai un accesso diretto agli utenti che fanno parte della tua community, quindi una cosa, se volete, ancora più forte, no? Questo le grandi aziende, i social network l'hanno capito benissimo, infatti molti di questi si stanno muovendo proprio in quella direzione, e questa è un'altra frontiera. Ma secondo me quello che deve passare da questa chiacchierata, per cui appunto ti ringrazio Luca, è che i punti che vengono toccati sono tantissimi, e provate a tornare indietro con la memoria quando è arrivato internet, pensate cosa ha cambiato internet, no? Ha cambiato il nostro modo di parlare, di lavorare, di registrare informazioni, di condividerle, no? Di fare acquisti, e anche di divertirsi, perché tantissimi giochi, no? Ora si fanno online su internet, quindi pensate quanti settori internet ha toccato: contabilità, emissione fatture, eccetera eccetera. Ecco, blockchain che rispetto a internet fa una cosa simile, dove internet permette lo scambio di informazioni, blockchain permette lo scambio, il possesso di valore, dove valore può anche voler dire un'informazione certificata. Ecco, allo stesso modo anche blockchain va a inserirsi in una serie, diciamo, enorme, no? Molto molto vasta, di settori di applicazione, e noi potremmo stare qua a parlarne per ore, potremmo continuare a tirar fuori applicazioni interessanti. Esatto, è proprio un cambiamento che va a toccare tutti i settori e a tutti i livelli, no? Secondo me. Quindi molto interessante, ripeto, Vincenzo Rana, per essere qui, l'abbiamo organizzato da un mese, non è stato facile. Marco Costa, grazie, perché ti abbiamo anche te tolto dal grande lavoro che state facendo. Per lo sviluppo quindi di applicazioni, si chiama Knops, la vostra azienda. Noi ci stiamo focalizzando invece nel comunicare poi questi progetti, perché di fatto è tanto bello fare progetti così, però se poi non vengono comunicati al pubblico nella maniera giusta, un po' l'investimento viene vanificato, no? Quindi quello che cerchiamo di fare è quello di massimizzare poi il ritorno. Infatti i progetti che abbiamo sviluppato sul metaverso sono progetti di innovazione sul prodotto, però poi noi seguiamo la parte di comunicazione di questi progetti per differenziare il cliente sul mercato. Quindi credo che ci potranno essere delle valide collaborazioni. Quindi vi ringrazio tutti e due, non vi porto via altro tempo. Se volete fare un'ultima call to action, l'ultimo consiglio agli imprenditori che oggi si affacciano a questo mondo, e poi andiamo in chiusura. Ma allora, non so Marco, se vuoi dire qualcosa tu, se no faccio io.
Sì, secondo È me stato diciamo. finito tutta la puntata, adesso dovrò farla come tuo action finale, quindi. Ecco, secondo me è importante esserci in questo momento perché è in questo momento dove questa tecnologia sta arrivando piano piano, diciamo, a una mass adoption, però chi c'è ora diciamo, è precursore nel suo settore, quindi è importante, secondo me, essere presente in questo momento per poi essere pronti sulla griglia di partenza quando davvero questa tecnologia esploderà, perché ormai è sicuro che esploderà. Lo stiamo vedendo già nel mondo, anche le varie istituzioni si stanno muovendo sulla parte, diciamo, blockchain, e speriamo che appunto la solita associazione che viene fatta dalle persone, blockchain, criptovaluta, piano piano si affievolisca. Infatti Vincenzo sta lavorando anche su questo. Ma penso che un po' sì, insomma, è stata un po' sdoganata anche la cosa della criptovaluta come truffa, Sì, non lo so, secondo me. piano piano si sta facendo sempre un po' più di consapevolezza, ecco, assolutamente. Però ecco, noi quello che stiamo facendo anche con Nobs, Bcode, insomma, e tutte le società con cui lavoriamo insieme, è cercare di agevolare il processo di onboarding alle persone, quindi cercare dare un punto di accesso un po' più facile a tutti gli utenti per entrare in questo nuovo mondo, perché come sai, meglio di noi, Luca, nelle nuove tecnologie il problema vero poi è l'ingresso, no? Che di solito è sempre molto, molto complicato. E noi, insomma, stiamo lavorando con degli strumenti appositi per agevolare la vita anche all'utente che di blockchain ancora non sa, non ha competenze, insomma, non sa nulla. Si tratta di passare da un oceano rosso, no? Perché hai letto il libro, a un oceano blu, cioè un oceano dove c'è un mercato nuovo e incontaminato, dove si può fare tanto, ma appunto essendo nuovo serve qualcuno che vi aiuta a navigare. Se vi cercassero, dove vi possono trovare? Abbiamo fatto vedere prima il sito nobs.it, nobs, devo dirlo No, giusto, bravissimo, con la bravissimo. K, no, è nobs. K. Se no ci trovate ovviamente su LinkedIn, c'è anche lì il canale della nostra società, sempre Nobs, KNOBS, e ovviamente su LinkedIn troverete anche noi, e ovviamente noi siamo a disposizione per qualsiasi domanda o insomma anche una call di approfondimento, noi siamo sempre a completa disposizione. Valeria dal backstage mi dice fate lo spelling, quindi K di Koala, N non di Napoli, O di Otranto, B di Bologna, S di Savona, Knobs. in italiano. No, ma ha fatto bene Valeria, è giusto Sì. perché in effetti poi questo video diventa anche podcast, cioè non ve l'ho detto, però noi tutti i video diventano ogni settimana diventano podcast, quindi c'è chi ci segue solo audio lavando i piatti, quindi ci sono tante visualizzazioni anche lì, quindi sì, giustamente non vedete quello che vediamo nello schermo adesso. Va bene. Ringrazio Vincenzo, Marco, anche Valeria che ci segue dal back-end delle live e ci vediamo alla prossima puntata, il prossimo mercoledì. A presto. Ciao a Grazie tutti, mille, grazie mille. è stato un piacere.